possibilità a disposizione di chi vuole effettuare pagamenti online sono molteplici. Cosa offrono questi sistemi? Allora, sono numerosi sistemi di pagamento, da Google Wallet, che consente di effettuare transazioni, ed è molto sviluppato anche negli Stati Uniti, all'interno dello store, e di effettuare il pagamento tramite un chip reader, a forme evolutive come l'iMoney, recentemente lanciato da Apple, che consente di effettuare pagamenti con un credito che non ho nella SIM del telefono quanto su un cloud. E quindi è un sistema innovativo del quale non si sa se ci sarà uno sviluppo o un successo. Sicuramente i sistemi di pagamento offrono nuovi servizi al di là della transazione, servizi che sono anche il couponing, la possibilità di avere il biglietto del trasporto, di entrare nella metropolitana, sull'autobus, o servizi anche di government. E quindi l'evoluzione nei sistemi di pagamento vede una progressiva integrazione anche di nuovi servizi che creano valore per il cliente e che quindi li fanno riscontrare l'utilità dell'utilizzare queste tecnologie anche per le transazioni di e-commerce finali. Quali sono i driver di sviluppo? Allora, decisamente ritengo un driver di sviluppo è lo sviluppo dell'ecosistema. Cioè, l'ecosistema significa che diversi player, ciascuno nella sua specificità, collabora per creare valore all'utente finale. E questo significa che le banche possono facilitare, o le carte di credito, il sistema di transazione, alle volte dare anche la fiducia, diventare il trust manager, ma da sole non possono trascinare lo sviluppo dell'e-commerce se non in maniera combinata e sinergica con anche altri servizi e utilità forniti dai service provider, che possono essere il government, piuttosto che i trasporti, piuttosto che i retailer, i supermercati. E quindi tutti insieme la creazione di un ecosistema consente di creare valore finale. In più aggiungerei anche che l'ecosistema consente di fare sharing di dati sull'utente, e quindi dati che poi vengono condivisi tra i player e diventano anche un feedback utile per riorientare ciò che è il servizio. Come sarà il futuro dei pagamenti? Allora, sicuramente il futuro vede una grandissima crescita e un driver negli smartphone, vista la penetrazione attuale del mercato, e quindi sicuramente gli operatori devono guardare al brand in the end, ossia essere presenti nella tasca del consumatore e direttamente nel mobile. Per cui lo sviluppo futuro sarà dato dalle app mobile, la possibilità quindi di interagire nell'esperienza d'acquisto con l'utente, al di là del sistema di transazione che poi farò alla fine, ma assistere l'utente nel raccolta di informazioni sulle brand, quindi creare la conoscenza, creare l'aspetto sociale, quindi lo scambio di opinioni con i propri pari, per arrivare poi anche alla transazione. Quindi i sistemi di pagamento, da NFC è sicuramente il sistema più trainante, e poi la standardizzazione, l'interoperabilità diventa un elemento fondamentale.